Questo movimento non parla del 99% che sconfigge o rovescia l'1%. Il capitolo successivo di una storia così sarebbe che il 99% creerebbe un nuovo 1%. E non è questo di cui si parla. Ciò che vogliamo creare è il più bel mondo che i nostri cuori ci dicono essere possibile. Un mondo sacro. Un mondo che funziona per tutti. Un mondo in via di guarigione. Un mondo di pace. E l'estinzione di qualsiasi specie danneggia tutti. Lo stesso vale per ogni persona. Tutti hanno un dono necessario e importante da dare. Per molto tempo le nostre menti ci hanno detto che forse stiamo solo immaginando queste cose. Che è folle vivere in base a quello che tu vuoi donare. Penso che adesso però che sempre più persone si svegliano con la consapevolezza che siamo qui per donare, siamo consapevoli di questo desiderio e del fatto che nell'altro modo non funzionerebbe comunque. Il sostegno sempre maggiore che abbiamo dalle persone attorno a noi ci conferma che questa non è una pazzia. Questo ha senso. È così che dobbiamo vivere. Quando otteniamo questo sostegno, allora le nostre menti e la logica non dovranno più lottare con la logica del cuore, che ci vuole al suo servizio. Questo cambiamento di coscienza, che ispira cose simili, è universale, in tutti, il 99% e l'1%. In modi diversi, persone diverse si stanno svegliando con questa nuova consapevolezza. Penso che l'amore sia l'esperienza provata della connessione con un altro essere umano. Un economista in sostanza dice che più per te e meno per me. Ma una persona che ama sa che più hai tu, più ho io. Se ami qualcuno, la sua felicità è la tua felicità. Il suo dolore è il tuo dolore. Il senso di te stesso si espande per includere altri esseri. Questo è amore. L'amore è l'espansione di se stessi fino a includere gli altri. E questo è un altro tipo di rivoluzione. Non c'è nessuno contro cui combattere. Non c'è nessun cattivo da combattere. Non ci sono altri in questa rivoluzione. Tutti hanno un'unica vocazione ed è davvero ora di ascoltarla. Così sarà il futuro. È ora di prepararsi, aiutare, contribuire e far sì che avvenga.